Un importante finanziamento è stato messo a disposizione dal Comune di Fano per le strade bianche. Assessore Ilari, di che cosa si tratta? Gli eventi atmosferici di questi giorni hanno messo l'amministrazione nelle condizioni di prendere una decisione importante. Stanzieremo 400.000 euro con la caratteristica di estrema urgenza per fare in modo che possiamo mettere a terra queste risorse nel più breve tempo possibile, perché abbiamo verificato che ci sono una decina di chilometri di strade bianche che oggi sono totalmente impercorribili, con buche anche profonde più di mezzo metro. Quindi abbiamo deciso di intervenire appunto in modo immediato. La fortuna è stata aver predisposto precedentemente dei fondi a bilancio per le strade che utilizzeremo con la caratteristica di urgenza, in modo che tutto ciò non diventi un debito fuori bilancio. Quindi interverremo in queste prime 10 strade per poi passare alla progettazione, come dicevamo i giorni scorsi, sugli 8 milioni per utilizzare gli 8 milioni di Figliuolo che sono arrivati ad inizio del mese di ottobre e che la prossima settimana capiremo come mettere a terra grazie a una riunione tecnica operativa che ho chiesto fortemente agli uffici e che saremo già in grado di mettere a terra durante la prossima settimana. Assessore Curzi, in queste settimane alcuni fossi sono stati ripuliti proprio per evitare un secondo straripamento, ma questo lavoro verrà fatto anche in altri punti di Fano. Esattamente quali sono gli interventi e dove? Con questi soldi il primo lavoro è mettere in sicurezza queste strade, poi partiremo con la messa in sicurezza di tutti i fossi dove ci sono state delle frane, pulendo delle banchine dove sono state occluse e riaprendo le bocche di lupo per far defluire meglio l'acqua nei nostri campi, perché l'obiettivo dell'amministrazione oggi è far defluire l'acqua nei campi e non creare delle strade dei fiumi d'acqua. Le strade bianche saranno, a cominciare da nord, la comunale Martinozze, la comunale Villa Fontana, la comunale Butrigo. Poi ci spostiamo al centro verso Fenile e Carignano, che saranno la comunale Beltrame e la Madonna del Cantoniere, chiamata anche nuova comunale Sant'Elia. Spostandoci più verso sud, quindi verso Camminate, c'è la strada comunale che collega Monteschiantello con Camminate, la strada comunale della Rinolfa che diciamo che va verso il cimitero, dal cimitero di Camminate verso Valle, e la strada vicinale della Fonte. Queste sono le prime 10 vie interessate ai primi interventi con i fondi stanziati e a seguito di queste vie verranno risagomati i fossi e verranno pulite le banchine stradali. Poi, da oltre a questi interventi, cominceremo ad attenzionare tutti i fossi veramente occlusi della nostra città e delle nostre periferie, anche perché le periferie oggi vanno veramente manutentate per non avere dei rischi in futuro.